Ebbene sì, mi ricandido, ve lo dico così togliamo ogni dubbio alle mie passeggiate dove tutti mi fermano per dirmi: Mai, ti ricandidi? Cosa fai? Cosa non fai? In vista delle prossime elezioni per la carica dell'ente carnevalesca di Fano, questa mattina l'attuale presidente Maria Flora Giammarioli ha presentato la nuova squadra formata da nuove figure e alcune già presenti all'interno del direttivo. La nuova formazione è composta da Cristina Fenocchi, Tiziana Tonnini, Massimiliano Barbadoro, Saul Salucci, Raffaella Manna e Sara Olivieri. Non potevano ricandidarmi dopo le tante manifestazioni di stima che ho ricevuto, soprattutto dal gruppo che ho presentato questa mattina, e persone con un altissimo profilo, persone di cui il carnevale ha bisogno. Gioia, spensieratezza, bellezza e internazionalizzazione sono alcune delle tante parole chiave di questa nuova realtà che punta sugli elementi caratterizzanti del carnevale fanese, ovvero i carri e il getto, senza dimenticare il coinvolgimento delle scuole. In questi 6 anni, due sono stati purtroppo penalizzati e quindi avrei piacere di portare a termine percorsi importanti per il carnevale iniziati, per il carnevale e per Fano. Ormai il carnevale e la sua maschera sono conosciuti in tutta Italia, siamo andati anche all'estero. Sicuramente la firma del memorandum per la candidatura UNESCO dei carnevali è cosa fondamentale, perché ovviamente ci sono dei tempi lunghi per questo, ma c'è un lavoro sodo da portare a termine e quindi è assolutamente da portare a termine, insieme al comune logicamente, così come la fabbrica del carnevale che porterà alta tecnologia all'interno del carnevale, e così come la ristrutturazione dell'ente carnevalesca con cui anche qui col comune stiamo lavorando. E poi insomma speriamo nel 2023 di poter tornare a fare un carnevale come lo conosciamo, migliorandolo, togliendo magari cose superflue e puntando il focus sui carri, sui carristi, sul getto, rinnovandola fresca, giovane, con un impatto giovane, e quindi anche riportare i giovani al carnevale. Tra le novità, il prolungamento del carnevale invernale nei giorni del weekend, con iniziative volte a intrattenere i turisti per più giorni e non soltanto la domenica. Sì, ovviamente dovremmo ristrutturare in qualche modo il carnevale in modo che porti turismo. Che cosa vuol dire turismo? È quando le persone si fermano in una struttura d'accoglienza, quindi dormono nella città, sperando che insomma ovviamente anche l'hotel, la ricezione accolga questa cosa positivamente. Logicamente tutta la città deve lavorare sul progetto carnevale, perché ogni settore della città può trarre vantaggio da questo. Il gruppo ha poi sviluppato un ragionamento generale che lo porta a comunicare pubblicamente l'apertura a tutti coloro che con responsabilità e competenza vorranno dare una mano, anche con l'ipotesi di una lista unica allargata. Ovviamente noi siamo assolutamente aperti. Tempo fa ho ricevuto anche alcune persone della lista concorrente, dialogo abbastanza sereno, e noi siamo aperti ovviamente a tutti, anche a loro, e quindi se vorremmo, sicuramente in questi giorni insomma avremo modo di riparlare, e quindi via le polemiche, via cose che non servono in questo momento e soprattutto non servono alla manifestazione.